Mestrino Web TV, di nuovo in compagnia di Nicola Morra, quindi allo stand della Calabria. Nicola, siamo pronti per queste elezioni in Calabria? Sì, certo, ma oltre che per le elezioni, noi siamo pronti per informare sempre più. Il nostro primo e principale compito è portare l'informazione corretta, perché quando ad una persona intelligente ed onesta, e ce ne sono tante in Italia, porti un'informazione non controllata dal potere, non distorta dal potere, ma un'informazione realistica, un'informazione veritiera, tu semini in pratica una piantina di libertà, perché permetti alla singola intelligenza, liberandosi dal pregiudizio, di capire che il movimento è per esempio proposta e non soltanto protesta, e pacatezza e non soltanto esuberanza, e insomma tanto insieme. Certo, dalle nostre parti c'è anche tanta indignazione, c'è anche tanta rabbia, ma cosa vuoi che si possa ottenere di fronte alle assurdità e alle immoralità che questo Stato ci propina tutti i giorni? Io ragionavo ad esempio ultimamente sulle pensioni che vengono tuttora conferite a chi è stato in Parlamento per un solo giorno. Noi abbiamo il dramma di chi da un giorno all'altro si è visto sulla testa arrivare la mannaia della cosiddetta legge Fornero, e poi abbiamo contestualmente anche persone che godono di trattamento pensionistico perché sono stati per un giorno, dico un giorno, parlamentari. C'è un sistema che è del tutto da modificare. Certo, alcune modifiche sono state apportate, ma alcune, non tutte. Noi dobbiamo semplicemente fare informazione e dobbiamo avere la pazienza di convincere tanti altri che hanno votato in questi decenni, così come facciamo molti di noi per altre forze politiche, quantomeno ad ascoltare la nostra proposta. E poi io sono convinto che il Veneto, con tradizione così laboriosa, così operosa, abbia la coscienza di saper distinguere chi fa fatti da chi fa solo parole, soprattutto sotto forma di annunci. Alla lunga il tempo è galantuomo, i genovesi lo stanno imparando proprio purtroppo tragicamente in queste ore. Io vorrei che noi italiani ci potessimo arrivare senza ripetere esperienze tragiche. Nicola, vorrei salutarti con una battuta. Ho appena sentito un attivista ringraziarti perché gli hai portato fortuna durante la sua campagna elettorale. Io mi auguro di cuore per tutti gli attivisti d'Italia, in questo momento per la campagna imminente in Calabria, in Emilia-Romagna, che la tua presenza soprattutto sul territorio durante la campagna porti bene ai nostri candidati. Guarda, in primo Annuccio Cantelli. Guarda, se devo essere un portafortuna va bene, accettiamo anche questo ruolo. Ma io vorrei che tutti quanti noi portassimo, piuttosto che fortuna, informazione e liberazione. Noi dobbiamo renderci conto che stiamo iniziando a combattere una vera e propria guerra di liberazione, per esempio da una stampa asservita, per esempio da dei media servili. Con l'esperienza delle web TV noi stiamo andando oltre, noi dobbiamo costruire il nuovo, a dimostrazione del fatto che l'Italia può anche essere diversa da quella che i partiti vogliono e hanno voluto, e lo possiamo e lo dobbiamo fare soprattutto per i nostri ragazzi, a meno che non si voglia che per loro ritorni la tragedia, come è stato per i nostri nonni, dell'emigrazione. Nicola, buon lavoro. Anche a voi. Ciao. Anche a voi. Grazie.